Buonasera, ben ritrovati a Club Napoli Night. Il Napoli batte il Verona e si rilancia in quello che può essere la corsa scudetto. 9 partite al termine di questo campionato, veramente può succedere di tutto. E la domanda che vi poniamo oggi è se il Napoli riuscirà a ripetere le prime 9 di campionato. Ve li ricordate? Il Napoli ne vinse 8 e ci fu il pareggio soltanto con la Roma. Quindi con 25 punti il Napoli potrebbe ambire a quello che è il fatidico scudetto che ormai abbiamo sdoganato anche nella nostra trasmissione. Domenica, anzi sabato, c'è l'Udinese al Maradona, bisognerà sfatare il tabù Maradona, che in questo ultimo periodo non è stato proprio uno stadio amico per gli azzurri. Parleremo di questo, parleremo di altro, come al solito il giovedì sera con il nostro Raffaele Auriemma. Ciao, ciao Raffaele. Ciao Francesco, hai detto con 25 punti si vince lo scudetto? Ho detto si potrebbe vincere lo scudetto, 3 per 8, 24. Secondo me si vince lo scudetto con 25. Con 25, quindi tu metti il punto esclamativo come dicevamo l'altra volta. Secondo me Inter e Milan non li faranno 25 punti. Secondo me al Napoli basta ripetere le prime 9 giornate. E infatti abbiamo chiesto ai nostri tifosi anche il sondaggio che è partito sulla nostra diretta Facebook, se ci possono scrivere 342-38-12-922, poi apriremo le linee. Le prime 9 di campionato sono 8 vittorie e un pareggio. Perché non lo può fare il Napoli oggi? Assolutamente sì. È chiaro che il calendario del Napoli prevede qualche partita un po' più ostica rispetto alle altre. Non vogliamo fare tabelle. Però Francesco, anche Inter e Milan ce l'hanno, le loro gare. Hanno partite toste da giocarsi. Io non lo so chi sta messo peggio in questo periodo. L'Inter è una squadra in difficoltà agonistica, sì, e dovrà affrontare un calendario molto ostico. Certo, se poi nel calendario ostico ti capita l'arbitro che si avvede di un calcio di rigore stranetto da assegnare al Torino, allora possiamo parlare di qualsiasi cosa. Chiudiamo. Come sempre accade nelle ultime 10 giornate, succedono cose strane, soprattutto nel mondo arbitrale. Io voglio soffermarmi su questo punto. Sì, vai. Io non sono assolutamente tra i complottisti o quelli che dicono... No, tu infatti lo sei sempre stato. Per me gli arbitri non sono assolutamente in malafede. Ma proprio per niente, non lo sono. Solo che sono esseri umani deboli e qualche volta sbagliano al cospetto di squadre importanti. Sbagliano perché sono aiutati dal VAR. Con il VAR oggi l'arbitro vede o non vede un fallo, lascia correre perché pensa, dice tanto, mi chiama il VAR e io perché devo stare qui a complicarmi l'esistenza? C'è il VAR che mi correggerà. E invece dal canto proprio il VAR cosa dice? Se l'arbitro non ha fischiato il fallo per un contatto, fallo di mano, è chiaro che il VAR deve intervenire. Ma quando si tratta di un contatto, il VAR dice, ma no, ma è l'arbitro che decide, perché è l'arbitro che può sapere l'intensità del come tocco. Come è successo con Osimhen. È così. Allora, siamo tornati al mondo di prima. Al mondo di prima del VAR. E allora, come si dice in Italia... Fatta la legge, trovato l'inganno. Come al solito, caro Raffaele. Io sono dell'idea che, insomma, ecco, l'arbitro deve andare, deve usare il VAR. No, Francesco, sai come la risolvi questa con la chiamata? Con il challenge. Con il challenge. In quel caso, visto che né arbitro né VAR si sono degnati di andare al monitor, il signor Juric, alt! Fermi tutti. Per favore, andiamo a vedere... questa circostanza, a quel punto tu li incastri e non possono dire che non è calcio di rigore, altrimenti scoppia veramente la terza guerra mondiale se non dai quel rigore. Certo, infatti è proprio così. Ritornando al Napoli, Napoli che rinasce a Verona, in trasferta sembra tutto un altro Napoli, ha funzionato il 4-3-3, abbiamo creato anche una delle nostre slide come al solito, ringrazio intanto in regia Pasquale Rosiello. È stato il 4-3-3, è stato quel carattere che chiedevamo anche noi la scorsa settimana, ha funzionato questo 4-3-3 oppure
c'è no, qualcos'altro. Ha funzionato perché hanno funzionato gli uomini che tu hai messo nel 4-3-3. Se ci sono due calciatori in affanno, Insigne e Zielinski, tu te lo ricordi la settimana scorsa? L'abbiamo cosa parlato. Dicevo io? Come, no. Certo, l'abbiamo parlato proprio la settimana scorsa. Io dicevo, scorsa. Per me si devono fermare Zielinski, Insigne e se avevamo detto caso, anche Politano. Anche Politano. Se il però un as non sta benissimo, e allora Politano ha giocato, e ha giocato bene. Ma perché? Perché tu hai dato al centrocampo un uomo che si chiama Anguissa, senza del quale il Napoli è tutta un'altra squadra. Non è una questione di formule, non è il 4-3-3, è Anguissa che ha fatto funzionare il 4-3-3 e farebbe funzionare pure il 4-2-3-1. E scusatemi, quando sento dire ha messo un centrocampista in più. E qual è il centrocampista che non c'era prima? C'erano tutti. Zielinski è un centrocampista. Sì, sì, no? Come? E allora perché dite che è un centrocampista in più? Ha messo calciatori che stanno meglio. Nella posizione giusta. È nella posizione giusta. È il compito dell'allenatore, quello di scegliere i calciatori che stanno fisicamente meglio. Avendo Spalletti la fortuna di allenare una squadra con 15-16 calciatori, tutti fungibili tra di loro. Ma se tu hai un organico così importante, e non lo so, Francesco, se il Napoli avrà ancora un organico così importante in futuro, tu te li devi giocare tutti quanti. Non ci sono i titolarissimi a prescindere. Ci sono titolarissimi lì dove dimostrino di meritarselo questo appellativo. Mi fa preoccupare però i tifosi se dice che l'anno prossimo potrebbe non esserci questa... L'anno prossimo via Mertens, via Insigne, via Goulam, già hai tolto dei pezzi grossi. Ti aspetti anche qualche altra situazione? Ma io mi aspetto che vada via Fabian Ruiz, perché se Fabian Ruiz non va via e non rinnova, ma io siamo qua. Siamo a punta da capo. Te lo dico qua, Fabian Ruiz farà la fine di Milik. Te lo dico mia, qua. Mamma mia, no, speriamo di no. Lo so, però o Fabian Ruiz firma il rinnovo di contratto, non ha le cifre che lui... Non è che ha chiesto, però quando si sono parlati l'ultima volta, non adesso. No, tempo fa. Si disse che Fabian Ruiz avrebbe voluto gli stessi soldi di Mertens. Sì, cioè, 4,5. 4,5. Il Napoli non se lo può permettere. Si è lasciato andare via Insigne perché non se lo può permettere di dare a Insigne quello che chiedeva. Figuriamoci se lo può dare a Fabian Ruiz, che è un ottimo calciatore, ma sostituibilissimo, Francesco, sostituibilissimo. Il Napoli, la cosa che deve fare immediatamente a fine stagione, riscattare Anguissa. Quello sicuramente, quella un giocatore che devi mantenere. E poi rinnovare il contratto di Juan Jesus, perché ha dimostrato di essere... Che ne vale la pena, quando Koulibaly non c'è stato per 2 mesi, non è che c'è stato per un giorno. La coppia Rachmani-Juan Jesus è stata tra noi le migliori. Noi ce ne siamo accorti non c'è. Anzi. Ma non perché Koulibaly non è all'altezza. No, ma perché Juan Jesus ha dimostrato di esserlo all'altezza. Allora, caro Raffaele, tanti temi, veramente tantissimi, però abbiamo il primo ospite, lo ringraziamo per essere con noi, il Sivorino, te lo ricordi? Sandro Abbondanza, grazie Sandro di essere con noi. Ciao, buonasera, grazie a voi per l'invito. La prossima volta andrò io a casa di Sandro Abbondanza e gli attiverò lo Skype, così facciamo il collegamento video con il nostro... Guarda che bella figurina che abbiamo trovato. Sono rimasto un po' indietro dal punto di vista tecnologico. Me la ricordo, Non ti preoccupare, guarda che bella questa figurina che stiamo facendo vedere. Non a caso è un Verona-Napoli. È un Verona-Napoli e c'è una bella foto di Sandro. A fare 2 gol addirittura. Te la ricordi questa figurina, Sandro? Quella con la maglia bianca. No, Esatto, con la maglia bianca. Ti ricordi anche il calciatore che ti marcava in quel momento? In quel momento a Verona mi marcava Serena, bravo. Mamma mia. Esterno sinistro. Un ragazzo con il quale tra l'altro avevo fatto il militare. Fantastico, grande Sandro. E allora, Sandro, che Napoli hai visto a Verona? No, gli devo fare una domanda. Sì, vai però. Sandro, sono qui. Ma è vera questa storia che i napoletani a Napoli non hanno mai bene? Perché tu sei napoletano. Ma Nemo profeta in patria è una cosa che vale per tutti, non solo per i napoletani.
Non ho capito. Cioè, Nemo profeta del padre. Qui, qui funziona ancora di più la formuletta, qui è ancora peggio, basta vedere come trattano Insigne. Bravo, come trattano Insigne. Vabbè, ma lo fanno un po' dappertutto, non so. Lo fanno dappertutto. Vabbè, non i tifosi del Milan hanno avuto nei confronti di Maldini, hanno fatto quel poco. Quando ha fatto il dirigente, quando ha fatto l'inizio il dirigente. Ma ha fatto quel poco quando ha l'ultima partita che ha giocato. L'ultima partita che ha giocato. Vabbè, ma insomma Maldini, secondo noi, è uno di quei giocatori così importanti che ha dato tanto a quella maglia. E vabbè, comunque è chiaro che in casa nostra è ancora un po' di più, forse possiamo dire che a Napoli è terribile la situazione. A parte Insigne, conosciamo meglio l'ambiente. A parte Insigne, Cannavaro, Ferrara. Ma vengono massacrati continuamente. Sandro invece no, Sandro è uno di quelli. Cannavaro e Ferrara perché sono andati via e sono riusciti a vincere con le squadre dove sono andati. E quindi questo è un motivo per massacrare. La delusione è che non sono riuscito a vincere. Forse per lei è una delusione. Bravo, una delusione perché non sono riuscito a vincere. Ma non è così. Qua. Io quando sento dire ma Insigne guadagni, allora no, sei invidioso. Sei invidioso, allora no, sei invidioso. Quello sì. Vabbè, c'è una piccola parte che lo è probabilmente, sì, però non la maggior parte. Sì. Senti, caro Sandro, che Napoli hai visto? Prima parlavamo del 4-3-3, giustamente Raffaele diceva l'importante è stato poi mettere gli uomini giusti al di là del modulo. Tu che ne pensi? Io penso sempre che sia importante, che siano importanti gli uomini al di là del modulo. Il sistema di gioco è relativo, sono gli uomini in campo che fanno la differenza, sono i calciatori, sono quelli che nei momenti particolari riescono a dare comunque un contributo notevole alla squadra. Poi che tu ti schieri con tre centrocampisti o con due, con uno, insomma è relativo. Poi per esempio io non ho visto questi tre centrocampisti schierati come con Sarri, insomma. Ne ho visti sempre due e uno che Anguissa che andava un po' di qua e un po' di là. Ma non ho visto quella disposizione a tre con un centrale e le due mezze ali, diciamo. Sì. Almeno io personalmente. Sì, sì, vabbè, chiaro. Raffaele, un altro però sono sì. Sono i tre centrocampisti che forse in questo momento stanno sono nella migliore condizione, sono in grado di dare. Come dicevamo prima proprio con Raffaele, una domanda tu. Sì, ce l'ho, certamente, un'osservazione più che altro, vorrei capire lui cosa ne pensa. L'aspetto caratteriale, Sandro, secondo te è deficitario in questa squadra? Cioè, secondo te, in alcuni momenti, io mi riferisco a due partite su tutte, Inter e Milan, si poteva fare di più se ci fosse stato qualche calciatore con una scorza diversa? Può darsi, manca sempre la controprova, è difficile dire. Anche io sono talvolta mi sono convinto che a questa squadra manca un po' di cattiveria agonistica, che in certe occasioni è determinante, no? È quello che noi pensiamo che possa fare la differenza in determinate partite. Però evidentemente sono calciatori così, che comunque ce la mettono tutto, però hanno delle caratteristiche diverse da quelle che servirebbero in certe occasioni. Però si riesce a giocare lo stesso, anche in maniera diversa. Napoli è comunque nelle prime posizioni da quando è iniziato il campionato, nonostante alcuni difetti che noi ci troviamo. Quindi vuol dire che la squadra comunque ha delle qualità, ha delle particolarità. Assolutamente. Sandro, 9 partite, noi abbiamo scritto nel titolo se questo Napoli riuscirà a ripetere quelle che sono state le 9 partite d'andata, no? Con le 8 vittorie, un solo pareggio che ci fu contro la Roma di Mourinho, il Napoli potrebbe ripeterle e soprattutto potrebbe ambire allo scudetto, perché insomma è questa la domanda che ci poniamo. Se vincessimo tutte le partite, perlomeno 8 è un pareggio, come qualcuno ha scritto, ma è nelle corde del Napoli. Poi magari bisogna vedere quando arrivi un po' sotto se riesci a giocare con la stessa tranquillità, con la stessa leggerezza, se non ti fai prendere dalla tensione e dalla responsabilità. Sì, però il Napoli ha questa possibilità, lo ha fatto anche al girone di andata, potrebbe rifarlo anche nel girone di ritorno adesso. Ti faccio la domanda ultima su un esterno come Lozano. Che ne pensi di Lozano? È un giocatore che può dare di più? Questo ragazzo lo stiamo aspettando da tanto tempo, doveva giocare a destra, poi doveva giocare a sinistra, poi è ritornato a sinistra quando non c'è Insigne, insomma anche lui poi ha avuto tanti infortuni.
Cosa manca a Lozano secondo te? Un po' di carattere, come diceva Raffaele? È stato sicuramente un po' sfortunato, nel senso che ha avuto un sacco di incidenti, soprattutto in momenti particolari. Però io, la mia opinione su Lozano è che Lozano è un attaccante. Nel Napoli comunque gli esterni sono costretti a fare anche la fase difensiva, e tante volte sono costretti a sacrificarsi, certo, e perdono poi lucidità nella fase offensiva, nella fase che conta di più. No, ci ricordiamo di Gattuso che chiamava sempre Ciucchi. E quindi sono giocatori che anche psicologicamente non è facile per loro rientrare, sacrificarsi, correre dietro al difensore quando questo ti mette nella condizione di farlo. E poi noi chiediamo molto ai due esterni nella fase, anche Politano spesso, voglio dire, è costretto a fare la fase difensiva e poi lo perdi in quella che è la fase offensiva. Assolutamente. Dovrebbero giocare con un sistema di gioco diverso, forse, per poterlo apprezzare meglio lo Zan. Un sistema. Cioè, quale sarebbe? Sarebbe un 4-3-3 che non sei costretto a rientrare. Insomma. Quindi 4-3-3. Quando la tua difesa gioca piuttosto alto. Come ha giocato a Verona, no? Come ha giocato a Verona, forse? In certe occasioni, sì, in certi momenti, sì. Insomma, non deve essere, come dire, obbligato a fare 4-3-3, La fase dice difensiva. Lozano, forse. Cioè senza copertura, con Lozano diciamo che fa solo l'ala. Con una copertura minima, qualcosa che prevede altri giocatori che si spostano e vanno a prendere i giocatori avversari. E lui può restare dalla metà campo in su, in modo da poter non giocare, tornare indietro, giocare diciamo, secondo caratteristiche. Cioè. Poi per carità, no, è un po' come Insigne pure gli rompiamo, perché però Insigne fa molto bene alla fase difensiva. Un esterno come lui che tu spesso e volentieri trovi fuori l'area di rigore, trovi a raddoppiare la marcatura sull'esterno bravo avversario, poi dopo non è facile ripartire ed essere nella condizione di poter offendere. Certo. È diverso se lui sta dalla tre quarti di campo, anche da metà campo in su, e potessi dedicare solo alla fase offensiva. Bene così, grazie di cuore a Sandro Abbondanza. Ciao, grazie Sandro. Ciao, alla Sandro, prossima. Grazie. Ciao, buone cose. Allora, prima di andare in pubblicità, un po' di messaggi. C'è Pietro, caro Raffaele, dice: sì, complimenti per la trasmissione. Secondo me il Napoli può farcela. Il modulo usato a Verona ci dà più garanzie. Sei d'accordo? Ti chiede se sei Dipende d'accordo. Dipende sempre dagli uomini che metti in questo modulo, perché i moduli da soli non vincono mai le partite. Ci vogliono sempre le gambe dei calciatori per farli funzionare bene. La stessa domanda te la fa Antonio da Casalnuovo, che dice: il mitico Raffaele, una domanda per lui, visto il risultato di Verona, lui continuerebbe con questo modulo e con l'assenza di qualche titolare? Sì. Io più che continuare con questo modulo continuerei con l'assenza di qualche titolare. Anche se secondo me contro l'Udinese sabato un titolare tornerà, ed è Lorenzo Insigne. Sì. Io ho questa sensazione. Quindi fuori ancora. E non è sbagliato. E non è sbagliato, infatti. E non è sbagliato, perché Insigne, anche con una settimana di riposo, si è rigenerato. Certo. È una squadra giusta per Insigne, perché Insigne contro l'Udinese trova sempre il gol. E Lozano lo sposti a destra, così da permettere a Politano di avere un turno di riposo. Buonasera, direttore. Sarei contentissimo se si ripetesse, ma la vedo un po' difficile, però sono molto fiducioso, scrive Ciro D'Arzano. Poi questa domanda ho fatta anche 14 giorni fa e la rifaccio anche questa sera. L'Atalanta ha vinto e per assurdo vince l'Europa League, ti ricordi questa domanda? Infatti. Va al quarto posto, in Champions andrà l'Atalanta, grazie, buonasera. Ripeto, se l'Atalanta arriva quinta, come fu con il Chelsea, ci saranno 5 squadre che vanno a fare la Champions. Non toglie una posizione alle prime quattro, questo diciamo dovrebbe essere proprio così. Ma chiaro. Allora, ciao Salvatore, ciao, sono Salvatore, un saluto a Raffaele e da parte anche del papà Domenico, ciao, che ti salutano. Saluto entrambi. Riusciamo a prendere lo scudetto quest'anno? Come lo vedete? Salvatore, bella domanda. Guarda, è una domanda corretta, però su questa domanda noi potremmo dare avremmo potuto dare una risposta se il Napoli fosse ancora primo, come lo era prima di adesso giocare col Milan. Che... perché se fosse ancora primo io potrei sbilanciarmi e dire: guarda, secondo me il Napoli ne vince 8, ne pareggia 1, ne vince 7, ne pareggia 2, per me vince lo scudetto perché è padrone del proprio destino. Sì. Oggi le puoi vincere anche tutte e 9, non è mica detto che lo vinci se le altre non rallentano. Quindi vedremo. Fare previsioni adesso è azzardato.
Intanto tanti ti chiedono della situazione Inter. Io l'ho spiegato anche nel pomeriggio, è arrivato il ricorso nell'ultimo giorno possibile da parte dell'Inter e questa partita con il Bologna rischia addirittura di non essere giocata o comunque se sarà ricoperata addirittura a maggio, perché dovrebbero passare questi 15-20 giorni per fare poi la decisione e via dicendo. Allora, Antonio ci scrive da Milano, ci saluta, Salvatore Barbato scrive ci crediamo, perché non crederci? Antonio, ti dicevo, da Milano ci scrive certo che si può fare, bisogna provarci però con convinzione e determinazione, cosa che non abbiamo fatto nei match ball avuti fin qui. Salvatore dice invece che era... Un paio, abbiamo avuto due match ball, ma occasioni set per point. Staccarsi. Vai, set point. Peccato col Milan. Peccato col Milan, anche un pareggio. Anche il pareggio. Allora, Ospina è quello più fondamentale in questo momento, senza di lui non si va avanti. Vabbè, insomma, deve giocare per forza lui, anche perché Meret è ancora infortunato, caro amico, caro Enzo. Salvatore Orcesini, buonasera, vi prego non parlate di scudetto. Il Napoli, voglio ricordare che su 4 partite con le milanesi il Napoli ha racimolato appena 4 punti su 12, però perché non parlarne? Insomma, ci sono anche le altre partite, no Raffaele? Mica dobbiamo giocare sempre perché con le milanesi. Perché ci sono alcune persone che sono ferme al 1800, quando esisteva la logica della scaramanzia. No, io credo che lui non è un fatto solo. Allora perché non ne dobbiamo parlare? Perché lui dice perché contro le milanesi abbiamo fatto male. E che c'entra questo? Perché le milanesi non possono fare peggio da questo momento in avanti. Mica perché perdi con le milanesi, allora no, non parliamo più di scudetto. No, infatti. Il campionato dura altre 9 giornate. Continua. Allora, Costantino della Volpe dice buonasera Francesco e Raffaele, il Napoli vince lo scudetto a 87 punti, quindi le vince tutte, deve vincerle tutte. Speriamo che tu abbia ragione. Speriamo. Ti veniamo a portare i dolci a casa. Facciamo una settimana di libagioni. Pasquale Palma ci saluta, dice Forza Napoli, mentre Gino da Bacoli, e poi andiamo in pubblicità. Buonasera, saluti a tutti, ma dico che si vuole sognare il tricolore, bisogna vincerle tutte, almeno provare fino all'ultima giornata. Raffaele, prima della pubblicità, ma il Napoli secondo te si sta muovendo per chiedere quello che poi, ricordo un po' di tempo fa, lo chiese il Corriere dello Sport come giornale, che almeno le ultime tre giornate vengano giocate. La domanda è un'altra. Ma ti sembra normale che le ultime giornate non si giochino tutte allo stesso assolutamente orario? No, però... Guarda che questa era una regola scritta sulla pietra, che non era possibile spostare gli orari delle partite nelle quali le squadre lottano per qualcosa. Campionato oppure Coppa oppure la retrocessione. Almeno le ultime tre, non dico non, per, bravo, almeno le ultime tre. Giocarle allo stesso orario. Tutti. Almeno le squadre che sono coinvolte nello scudetto o nella zona Champions, anche retrocessione. Giocarle tutte allo stesso orario. Ma che succede? Vabbè, dobbiamo correre in pubblicità, avremo tanti ospiti, poi apriamo le linee, continuate a scriverci 342 38 12 922 e anche sulla nostra diretta Facebook, dopo leggiamo anche il sondaggio. E allora, fermi lì. Eccoci tornati, 21:36 rigorosa diretta, e allora fra poco avremo altri ospiti, però caro Raffaele, io ho preparato un'altra slide dove quello là, il Maradona, qualcuno ha detto ritorniamo al nome San Paolo Maradona, almeno affianchiamoci i santi anche perché hanno paura che San Paolo si sia un po' arrabbiato, si è dispiaciuto. Però guarda, io sai, c'è anche una strofa di alcune canzoni, niente paura, abbiamo detto non deve avere paura. Quella questa è la bella foto di Matacena, che c'è anche sul nostro bellissimo calendario di Teleclub Italia. È vero, ti abbiamo omaggiato più di una copia, in più copie, esatto, bellissima veramente, ringraziamo l'amico Matacena e questo San Paolo splendido che vediamo, Maradona adesso, niente paura. Che sta succedendo al Napoli in casa, Raffaele? Qualcuno ha detto prima con il lockdown, col periodo della pandemia, i giocatori non sentivano la pressione, però poi vai fuori casa, non è che non la senti la pressione, anche a Verona abbiamo sentito cosa è successo, poi ne parleremo dopo in un altro momento veloce, anche se insomma ormai
dobbiamo guardare avanti, però faremo un collegamento con un amico e parleremo anche dello striscione. Però insomma, ecco, a Verona la pressione la senti, vai a San Siro la senti, vai allo Juventus Stadium e lo senti la pressione. Qua che succede al Maradona? Sono 3 anni che il Napoli non riesce a dettare la legge dello stadio San Paolo Maradona. E la ragione io non la conosco. Ti do il dato, cioè il Napoli veramente da 3 anni a questa parte nella classifica delle partite giocate in casa è sempre al di sotto rispetto alle partite giocate fuori casa. Allora, ti do un po' di dati. Dammi il dato, poi abbiamo un amico stagione che sta pronto per collegarsi. 2018-2019, il Napoli arrivò secondo in classifica generale. Certo. Classifica delle partite giocate in casa, secondo, e secondo anche nelle partite giocate fuori in casa. Quindi linea di equilibrio totale. Perfetto. Stagione 19-20, qui già cominciano a cambiare le cose. Posizione finale settima, posizione in casa sesto, posizione in trasferta settimo. Invece, nella stagione scorsa e in quella attuale, il dato è diventato anche clamoroso, perché l'anno scorso il Napoli arrivò quinto, lo ricordiamo, no? Con il pareggio contro il Verona. Nella classifica delle sfide casalinghe chiuse al sesto posto. E anche adesso mi pare che più. Mentre nella classifica delle gare esterne, secondo in classifica. Sì, 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 ma quest'anno, secondo in classifica, primo per le partite giocate in trasferta, primo in classifica e addirittura settimo in casa. Settimo, vedi? Mamma mia, incredibile, incredibile. Guarda, è una cosa pazzesca. È un dato, per questo ho scritto niente paura, dai. Però guarda chi c'è, un amico anche che ti conosce bene. Eccolo là, dove eccolo, stai in macchina? Stai in macchina, guarda, si è rifugiato in auto perché mi ha confidato che aveva una cena importante, cosa. Lui sa, chissà che sta comprando qualche calciatore, forse, chi lo sa. O lo sta vendendo. O lo sta vendendo pure. E adesso ha detto, no, non ti preoccupare, voglio partecipare. Eccolo là, Tommy Mandato, ciao Tommy. Ciao, buonasera Francesco, buonasera Raffaele. Tommy, scusami, una domanda a bruciapelo. Ma questo signore qui ce lo portiamo a fine maggio? Ma dove andate? Vuoi sapere troppo? Dove andate? Oh, voglio venire pure io. No, tu già ci sei, non ti preoccupare dove andiamo, ma tu già ci sei. Bene, bene, sono contento, va? Sono contento allora. Ma a fine maggio dove sarà invece il Napoli? Noi sappiamo dove saremo, il Napoli dove sarà? Ma è chiaro che tutti ci auguriamo che noi a fine maggio saremo lì a festeggiare, perché il Napoli sta in paradiso. Ed è chiaro che l'augurio è quello lì. Adesso ci devono fare sognare per queste 9 finali. È chiaro che con il Napoli bisogna sempre usare purtroppo il condizionale, perché molto spesso ci siamo scottati. Credo che sia un campionato talmente atipico che sembra che stanno facendo tutto quello che stanno davanti per non vincerlo, e quindi dobbiamo assolutamente cercare di sfruttare questa occasione. Assolutamente, assolutamente. Ti è piaciuto il Napoli a Verona, questo cambio anche di modulo? Ne stavamo parlando prima anche con Sandra Abbondanza, questo 4-3-3, ma giustamente Raffaele sottolineava, sono gli uomini che fanno il modulo. Esatto, esattamente. Condivido chiaramente questa filosofia, perché al di là delle situazioni tattiche, io credo che quello che sia piaciuto maggiormente è stata la determinazione, la voglia di vincere la partita, di mettere sin dall'inizio in chiaro che la squadra più forte del Napoli, cosa che purtroppo non era successo la settimana prima. Sì. Ed è, quindi va messa a maggior risalto questa vittoria, perché non era semplice dopo una sconfitta del genere. E dobbiamo fare anche un plauso allo stesso Spalletti, perché ha riveduto anche alcune sue, un po' quelle che erano le sue opinioni, utilizzando uomini e un metodo diverso, per cui sinceramente va fatto un plauso anche all'allenatore. Quando cambiano vuol dire che sono pronti e svegli su determinate situazioni. Tommy, secondo te può essere il trio africano Koulibaly, Anguissa, Osimhen la vera forza di queste ultime 9 giornate? Potrebbero essere loro i trascinatori della squadra verso il titolo?
Vabbè, tu me lo insegni, è chiaro che sono stati loro i trascinatori, soprattutto all'inizio del campionato, quando il Napoli ha fatto un in plan, ed è chiaro che l'augurio è quello che possa riprendersi quel filone così come era all'inizio. I primi due, Koulibaly si sta riprendendo, anche perché inevitabilmente ha subito una flessione dopo la Coppa d'Africa. Osimhen lo stiamo vedendo, è chiaramente in forte crescita. Dobbiamo curarci che anche Issa, adesso che si è ristabilito, rientri perfettamente in quel rendimento che ci ha fatto vedere soprattutto all'inizio quando è stato impiegato, e credo che davvero questa spina dorsale possa essere quella che ci può portare in alto. Tu pensi che sia giusto tenere in panchina anche domenica Insigne e Zielinski? Ricordiamo che Spalletti non li ha mai tenuti fuori per due partite consecutive. È vero, hai ragione. Ma io credo che in questo momento lui non deve guardare i nomi, non deve guardare quelli che sono chiaramente i calciatori con la loro storia. Credo che avendo a disposizione tutta la settimana la squadra, senza impegni infrasettimanali, ha la possibilità di vedere quelli che sono effettivamente più in forma. Ed è chiaro che se andiamo a fare delle valutazioni dall'esterno, ci sono mille più situazioni per poter farli giocare. Però è chiaro che se la squadra è quella che abbiamo visto a Verona, al di là dei nomi possono essere utili anche gli altri in corso di partita. Lorenzo, quando è rientrato, devo dirti, insomma, ha dato un cambio di passo e si vede chiaramente la differenza. Forse, sai, in questo momento è anche un po' particolare sotto il profilo psicologico, potrebbe essere anche questa la soluzione, e cercare quindi di togliere un po' di pressione da addosso, no, sicuramente non gli farà male. Senti, Tommy, stavamo parlando del tabù Maradona, San Paolo, come vogliamo chiamarlo. È chiaro, lo stadio si chiama Maradona, adesso insomma è il Maradona. Qualcuno, ripeto, anche scherzosamente ha detto: abbiamo fatto arrabbiare San Paolo, forse. Il Napoli, come ci diceva proprio Raffaele in questa statistica, insomma, che è la classifica, il Napoli è settimo per le partite vinte, per i punti fatti in casa. Che cosa sta succedendo? C'è una pressione maggiore? I giocatori sentono la pressione dello stadio, al di là di quella che è la presenza? Ma è chiaro che una valutazione, nel martedì, quando siamo al si gonfia la rete, così come fate voi qua, ci sono tanti dati che vengono raccolti da Raffaele, da Andrea Falco, sì, da tutta l'equipe che c'è praticamente, e si nota molto anche questo, che è l'aspetto statistico. Quello che dici tu è giustissimo. Il problema però, poi, se andiamo a riflettere un attimino, il Napoli ha perso delle partite al Maradona anche quando non c'era il pubblico, per cui vuol dire la pressione dell'ambiente può essere soltanto una concausa. Credo che sia una questione di approccio. Molto spesso, purtroppo, quelle due partite gridano ancora vendetta, quella con l'Empoli e con lo Spezia, perché effettivamente è l'approccio alla partita che fu completamente sbagliato. Non tanto questi scontri diretti con il Milan, perché ci può anche stare. Il problema è che alla fine speriamo tutti che non pesano proprio quei punti là. E con l'Udinese deve essere lo stesso. Deve esserci una massima determinazione. Dobbiamo rivedere quel Napoli che abbiamo visto domenica contro il Verona. E perché questa è una squadra, anche questa, molto molto ostica. Va bene, lo salutiamo Tommy, lo ringraziamo per questo collegamento, grazie ancora. Quindi Tommaso, lo hai già coinvolto Francesco per fine maggio, sì? Già il mio numero. Allora, No, ma non c'è bisogno, nella lettera M troverai nell'elenco Molaro Francesco detto. Però ha un patto Tommy, che lui si presenti con uno spirito olimpico, perché sennò... Aia, ho capito. Devo buttare giù qualche chiletto, secondo me. Dai, ho capito. Vabbè. Assolutamente sì. Va bene. Assolutamente sì. Grazie a Tommaso Mandato. Ciao, grazie a voi. Alla prossima. Ciao, ciao. Alla prossima. Ciao. Grazie a voi. Grazie a Tommy Mandato. Sempre perfetto, sempre disponibilissimo. Allora, Raffaele, tantissimi messaggi al 342 38 12 922. Rosario da Caserta dice: sì, il Napoli sta meglio sia del Milan che dell'Inter. Secondo te, Raffaele, l'eliminazione della dalla Coppa dei Campioni, dalla Champions, della Juventus, potrebbe cambiare un po' le strategie? In peggio per la Juve. Io questo ti do in infatti, peggio per la Juve. Peggio, perché, una mazzata, come si suol dire. Pesantissima, perché un conto è essere eliminati, un conto è essere eliminati in quel modo, in maniera indegna,
Secondo tempo giocato in una maniera inguardabile, prendere tre gol negli ultimi 12 minuti contro il Villarreal, che il Napoli ha sempre battuto in casa, tra l'altro. Te lo ricordi, sì. Per la Juve è stata una botta pesantissima, perché guardate che si può essere eliminati, sì, dalla Champions, perché giocano grandi squadre, però in questo modo grida vendetta per la Juventus. Io capisco anche i tifosi della Juve che sono rammaricati e delusi, e non mi piace quando Allegri parla di disonestà nel fare delle valutazioni, nel dire che la Juve sta portando avanti una stagione fallimentare. Non sappiamo se lo sarà fallimentare, però ci sono tutti i crismi affinché essa lo sia, nonostante a gennaio siano stati spesi 100 milioni di euro per rinforzarla. Questo che cosa vuol dire, Francesco? Che il problema è il manico. Io lo ribadisco, per me Allegri è uno degli allenatori più sottovalutati della storia del calcio italiano, perché lui è vero che ha vinto con la Juve, ma ha vinto per due ragioni. Uno, perché era, ed è ancora oggi, l'allenatore della Juve. La Juve ha il suo peso, ha la sua importanza, ha il suo modo di fare calcio con dirigenti di grandissimo spessore, cioè c'è un'organizzazione perfetta la Juve. Noi la possiamo contestare per tante ragioni, ma non per questo. Alla Juve si lavora in maniera perfetta. Ora è chiaro che si allena una squadra con, all'epoca erano quelli che erano, Buffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Chiellini, Pogba, Vidal, Pirlo, Marchisio, Tevez. Scusami, ma se vai tu sulla panchina della Juve e se non fai guai, vincono lo stesso. Vinciamo lo stesso, è vero. Allora, facciamo di nuovo un saluto al nostro Francesco Menilo. Neanche stasera è andato camminando. Adesso l'abbiamo fatto girare. Però mi ha detto che fra due settimane, perché noi ci fermeremo. Se ne va camminando di nuovo. Se ne va camminando di nuovo, per te, ha detto, per te. Salutiamo Francesco Menilo. Allora, vado da Rodolfo Pecoraro. Buonasera Francesco, buonasera Raffaele. Purtroppo possiamo anche vincerle tutte e non riuscire a centrare però il primo posto. Bisogna sperare che il Milan non le vinca tutte, lo dicevamo, e vedere cosa succede. Il calendario sembra sorridere ai rossoneri, lui dice. Io spero che si possa vincere comunque, ma ho l'impressione che il treno sia passato e non l'abbiamo preso, forse proprio con la sconfitta con il Milan. Secondo te, Raffaele, è stato quello il treno, che dice il nostro amico Rodolfo? Il treno che abbiamo perso è stato nelle sconfitte contro Spezia ed Empoli, perché i confronti diretti si possono perdere. Il Milan lo ha perso all'andata e il Napoli lo ha perso al ritorno. Perché ci siamo già dimenticati della vittoria che noi abbiamo vinto là. Quindi i confronti diretti si perdono, come si possono vincere o pareggiare. Ma è contro Spezia ed Empoli che non puoi fallire le partite. Quelle sono terribili, infatti. Quella è stata la vera mazzata, che tra l'altro è arrivata nel periodo peggiore del Napoli, perché ricordo in quel periodo del Napoli mancavano Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Fabian Ruiz e Insigne. E dai. Giochi ogni tre giorni, non hai le alternative per far ruotare la squadra, ci sta che non hai un alto rendimento, però contro Empoli e Spezia, che non hanno fatto neanche un tiro in porta, almeno il pareggio portatelo a casa. Assolutamente. Allora, abbiamo un altro collegamento e ringrazio il collega e amico Diego De Carli, che è a Napoli. Eccolo Diego, guarda, adesso va, guarda, vai col bicchiere di vino, sta cenando. Dietro c'è il Castel del Lobo. Guarda là, guarda, che piacere. Greco di tufo, caro DJ Molaro. Quindi siamo perfettamente in tema, Mastro Berardino, direi. Ecco, lo sapevo. Grande prodotto della terra campana. Bravo. C'è Raffaele che ti come ha detto che piacere. Tutto. Bene, grazie Raffaele, come ma stai? Non ha bene. Capito che ci sto pure. No, ti vede, ti vede, ti vede. No, ho detto come state Raffaele, plurale. Non è un plurale ma è stato. Hai dato dello state, va bene. Allora, Diego De Carli. Sono arrabbiato con Diego. Io sono bravo come Chiampetti, quindi non mettermi in difficoltà. Vabbè, perché questa è una bella scusa. Lui prima, quando veniva, mi chiamava sempre. Adesso no. Non mi calcola manco di striscia. Vabbè. Dai, che domani. Me ne faccio una ragione. Oggi è stata una giornata disastrosa. È partita malissimo con un piccolo problema personale
su Trento, treni bloccati, ritardi e così via, quindi vabbè, perdonato, dai, non ho fatto in tempo a chiamare nessuno. Allora, domani è... dicevo, domani c'è la Borsa del Mediterraneo del turismo alla Mostra d'Oltremare, l'inaugurazione, e ci sarà come al solito il momento dedicato al Trentino, alla Val di Sole. Saranno presenti anche due calciatori del Napoli che dovrebbero essere Meret e Petagna, che saranno presenti nello stand del Trentino. Ci saremo come Teleclub Italia, assolutamente. Caro Diego, però la domanda è legata a Di Maro. È chiaro che c'è ancora un anno, no? Quello che poi è stato l'anno che abbiamo saltato relativo alla pandemia, ritorneremo in Trentino, no Diego? Sì, è un accordo, un gentleman agreement con la società sportiva Calcio Napoli, quindi quest'anno noi recuperiamo l'anno non disputato per il blocco legato alla pandemia. Sì, la BMT è un piacevole momento per riprendere i contatti dopo l'inverno. Sì. È una fiera che ha un doppio aspetto, perché ovviamente il Trentino è presente in forza proprio per promuovere in senso assoluto l'offerta di vacanza e di ospitalità e di gastronomia del Trentino, e all'interno di questa presenza si colloca questo rapporto privilegiato con la società del presidente Aurelio De Laurentiis, che saluto, che è stato poi in Trentino, è stato in Trentino, l'abbiamo visto proprio in Val di Sole sì, un po' di tempo fa, un mesetto fa più o meno, è venuto anche qualche giorno a sciare, a sì, godere dell'aria buona della zona di Di Maro della Val di Sole, Di Maro, quindi, Folgarida. Sì, quindi diciamo che c'è questo impegno, come hai detto tu, che è legato soprattutto a quello che è stato l'anno della pandemia. Diego, ma secondo te ci saranno dei prolungamenti di questo come dire, sodalizio che ormai va avanti da tantissimi anni con Di Maro, no? Che dacci una chicca, dai! Allora, questo è un tema che regolarmente, quando ci si avvicina alla scadenza del contratto, esce. Sì. E dividerei in due il tema. Allora, noi abbiamo certamente quest'anno la presenza a luglio, con il fatto che il campionato, come voi sapete sì, molto meglio di me, inizierà il 14 di agosto. Sì, lo dicevamo prima. Chiaramente il ritiro verrà anticipato, quindi credo che inizierà sicuramente nei primi giorni di luglio, qualche giorno in anticipo rispetto alle date tradizionali. Certo. Non abbiamo tuttora la data del ritiro esatta, perché voi sapete che è legato al risultato, quindi a quello che poi le varie squadre fanno. Però il campionato comincia il 14 agosto quest'anno, sì, quindi si prevede che possa essere con largo anticipo il ritiro rispetto al solito. Sì. Tu dici prima di luglio, giugno anche, di Raffaele? No, a inizio luglio. Inizio luglio, sì. Inizio luglio. È un'ipotesi plausibile, ripeto, io non ho ancora le date, quindi non siamo in grado di ufficializzare la cosa, però certamente tenendo conto del doppio ritiro, del fatto che tra un ritiro e l'altro i giocatori hanno qualche giorno di riposo, certo, del fatto che comunque quando tu finisci il tour hai sempre una serie di partite di alto livello per rodare la squadra da un lato e fare spettacolo dall'altro, credo che, come dice Raffaele, l'inizio sia legato ai primi giorni di luglio. Per quanto riguarda invece il tema del rinnovo, come ho sempre detto, il rinnovo ha una valenza, come dire, psicologica, di rapporto empatico, di amicizia, questo c'è, però poi al lavoro ci vanno gli avvocati. E gli avvocati fanno molto bene il lavoro, andando a fissare tutta una serie di punti, di precisazioni, di postille che richiedono un lavoro che non dura qualche giorno, dura un po' di più. Certo. Normalmente, se voi vi ricordate, la firma del contratto per il rinnovo del ritiro avviene mediamente a marzo, e quindi per questo rinnovo, se vi ricordate, avevamo fatto la presentazione a febbraio, sì, eravamo vicino alla data di San Valentino, tanto è vero che avevo fatto la battuta nel comunicato
Ah, l'abbiamo perso Diego. Sì, penso che abbiamo perso il collegamento con Diego. Allora, facciamo una cosa, anticipiamo la pubblicità. Come anche perché arrivo, abbiamo... Ah, no, no, c'è Diego. Diego, ci sei? Ci sono, ci sono. Ah, scusami, sì, non sì, ti sentivamo qua. Più. Vai, vai, vai. Una telefonata in arrivo. Vai, 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 vai. E quindi presumo che la cosa succeda anche questa volta, nel senso che è un lento avvicinamento alla firma, anche perché... come dire, triennio per triennio cambia le motivazioni, cambia gli interessi, cambiano molte cose, e nel contratto con cui si va a rinnovare il rapporto tutti questi aspetti devono essere inseriti, certo, sia da una parte, quindi da parte del Trentino, della Val di Sole, sia dalla parte della società sportiva Calcio. Sì, domani abbiamo questo appuntamento alla BMT, sarà alle 13, è stato spostato di qualche minuto rispetto alla previsione. Stand del Trentino, arriveranno, come detto, Petagna e Merlino. Eccomi. Bene. Qua, Raffaele, sono tutto tuo. Per fare che cosa? Per fare che cosa? Diego, come state messi a Speck e Casolino? Avete portato per... Ti dirò, molto bene. Tradizionalmente lo stand del Trentino accoglie con gioia e con generosità i propri ospiti, quindi se domani ci darete l'onore di essere presenti, potete, come dire, toccare con mano e con gola questa possibilità. Bene. Dopodiché le nostre braccia sono sempre aperte. Caro Raffaele, quest'anno ti aspetto a Di Maro, perché è un po' di anni che tu non vieni. È vero, è vero, è vero. Dai che vieni. Ti dico con un po' di anticipo che è molto probabile che io quest'anno venga a chiudere il ritiro così come l'ho aperto. Vai. Tu vai. Non c'eri ancora perché c'era un altro ufficio stampa, è vero. Ma io ho praticamente aperto il ritiro del Napoli a Di Maro, avendo fatto la presentazione della squadra nei primi tre anni di questo ritiro. È vero, tu li hai di Maro, quindi sì. Io sono un cittadino onorario di quella ridente località del Trentino. Che bello, che bello. Dai, ci vediamo. C'è ancora Diego, perché lo credo di no. Comunque dai, lo salutiamo Diego De Carli, ci vedremo domani, chissà se continuerà. Napoli ha un pezzettino di cuore a Di Maro, veramente, perché sono tantissimi anni, Raffaele. Però tu sai che il cuore è legato molto al portafoglio, vicino alla tasca del portafoglio. E quindi scende un po', diciamo. O sale il portafoglio. Esatto, deve salire il portafoglio, lo mettiamo in giacca. Allora, dobbiamo correre in pubblicità, ringraziamo Diego De Carli, peccato che è caduto il collegamento, ma lo salutiamo. E domani, ripeto, ci saranno Meretta e Petagna, noi saremo là e quindi poi in Club Napoli News vi daremo contezza della cosa. Allora ci fermiamo, pubblicità e torniamo. Eccoci tornati con Raffaele Auriemma in studio, l'ultima parte, fra poco vi prometto apriamo le linee, abbiamo avuto tanti ospiti e ne abbiamo ancora un altro collegato, lo ringrazio, in collegamento Skype c'è Gennaro De Crescenzo, presidente dell'associazione Neo Borbonici. Grazie Gennaro di essere con noi. Grazie a te, grazie a voi, buonasera a tutti. Con me Raffaele Auriemma. Allora, lo chiedo prima a Raffaele e poi andiamo da Gennaro. Piccola parentesi, quello che è successo sabato con lo striscione con le coordinate di Napoli. E finalmente l'opinione pubblica si è scagliata contro questa situazione. Era da tempo che non vedevo parlamentari, politici, opinionisti, direttori di giornale, finalmente tutti quanti andare contro. Poi nello stadio invece i soli cori beceri contro Koulibaly, Osimhen, Anguissa, eppure il Verona ha un giocatore come Tamezé che è di colore. Finalmente arriva anche la squalifica, perché erano ormai recidivi, però arriva la squalifica della curva del Verona. Il Verona farà ricorso, da come insomma si sono espressi nei primissimi giorni dopo la squalifica della curva. Io ti chiedo che cosa ne pensi di questa situazione. Sembra già distante, ma non ce ne dobbiamo dimenticare, Raffaele. Il punto è questo. Ecco. Mi dispiace, Francesco, tu... ti stupisci che tutti siano intervenuti sul tema, ma quello è un tema che ti dà visibilità, perché quando si parla della guerra non puoi non schierarti contro chi prospetta dei bombardamenti, no, che siano anche soltanto figurati, perché quello striscione
è frutto di una becera idiozia che secondo me c'entra poco con il razzismo e con la discriminazione. Quella idiozia, hanno provato ad essere simpatici nel loro modo di cercare sempre l'ostilità nei confronti di Napoli. Il discorso è un altro. Essendo un fatto di una gravità estrema, ma non perché contro Napoli, ma perché è a favore della guerra. Lì stanno dicendo prendete i cannoni e bombardate. Io credo che in una città così evoluta come Verona, figurati, molto meglio di Napoli, no Verona? Sì, sicuramente. Ma vuoi che non ci siano delle camere che abbiano inquadrato i soggetti che hanno esposto questo striscione? Vuoi che non ci siano intorno allo stadio? Oppure all'interno dello stadio quando inneggiano al Vesuvio, oppure emettono quei suoni gutturali contro i calciatori di colore? Terribile. Vuoi che non ci siano le telecamere allo stadio Bentegodi? Come, vogliamo dire che allo stadio San Paolo siamo così evoluti che riusciamo ad individuare un soggetto che si sposta dal sediolino 18 al sediolino 20 e gli fanno la multa e gliela mandano a casa, e a Verona non abbiamo la stessa struttura che permetta di individuare questi soggetti? È chiaro che non è così, è chiaro che non si vuole, sono questioni politiche. Allora finché c'è l'indignazione, lì siamo bravi tutti, pure Cruciani si è indignato, no? Sì, quindi sì. Abbiamo raggiunto l'apoteosi, il nirvana, no? Con Cruciani abbiamo raggiunto il nirvana, addirittura bravo. Lui che ha difeso Napoli, perché fa comodo prendere una posizione a favore in una situazione di questo tipo. Ma adesso io voglio che si passi alle vie di fatto, perché i soggetti che hanno esposto lo striscione, affinché altri idioti come loro non lo espongano stesso in futuro, bisogna che li si prenda, gli si metta come negli anni 70-80 gli schiavettoni, ti ricordi gli schiavettoni? Cioè le catene con i bulloni, li si porti via direttamente nei luoghi dove vengono fatti confluire i profughi della guerra in Ucraina, per capire che significa, la guerra, per trasformare la loro idiozia ignorante, la sterpaglia umana che popola quella curva sud dello stadio di Verona, in un atto umanitario, perché una volta tanto della vita dimostrate di essere uomini, andate lì e aiutate la gente. Bravissimo, grande Raffaele. Gennaro, penso che Raffaele Auremma abbia veramente fatto una pennellata con questa sua arringa vera e propria. Che ne pensi? 90 minuti di applausi avrebbe detto. Esatto, bravo, 90 minuti di applausi, bravo. Consentimi di salutare con affetto Raffaele, perché qualche volta che scambiamo qualche messaggio. È uno dei pochi che riesce a difendere non solo il Napoli in contesti non facili a volte, ma spesso lui riesce a difendere veramente con la grinta di stasera anche Napoli e spesso anche il Sud, quindi è uno dei pochi lì che dove meritiamo di essere difesi, clima, lì dove meritiamo si crea in trasmissioni che nazionali, ci sia una a volte difesa. Complicate, devo dire, mi rendo conto per lui veramente a volte è complicato avere il compito di difendere questa città, questa gente, un'intera popolazione. Spesso le cose coincidono, lui ha detto cose sacrosante. E noi da un lato siamo felici di quello che è successo, la squalifica dalla curva, dall'altro lato aspettiamo però veramente giustizia, come diceva giustamente Raffaele, e anche a livello legale, perché questo è un reato, questo si chiama istigazione all'odio razziale, certo. È un reato previsto proprio dal codice penale, quindi ci sono gli estremi per poter intervenire. Consentimi solo però di guardare anche a un lato non proprio positivo di questa faccenda, perché quello che mi preoccupa molto a proposito di clima che si è creato e che si crea intorno a Napoli, intorno al sud, più o meno diciamo spesso da un secolo e mezzo, il ricorso del Verona, insomma, che si è confermato, è veramente una vergogna, perché insomma, di fronte a queste cose la società, non dico dovrebbe prendere una posizione netta, hanno ma paura, fare di Gennaro, ricorso, insomma, hanno paura. È veramente preoccupante. Ma un'altra no, cosa Gennaro, che senti, molto, no, dire, senti, il Gennaro, silenzio meglio che glielo totale. Facciamo dire, Gennaro, non possiamo interagire. Gennaro, aspetta, no, Raffaele ti diceva una cosa, hanno paura. I dirigenti del Verona hanno paura a mettersi contro questi elementi, se no non c'è spiegazione per cui tu debba chiedere che la curva venga riaperta di fronte ad episodi pure talmente gravi, quello, perché, insomma, che dovrebbero vedere il Verona in prima linea contro questa gente.
per protestare, stigmatizzare altro quello che è successo, che no? Chiedere, che chiedere la cancellazione della pena, figurati. Guarda, Raffaele, da un lato penso che sia proprio quello che dici tu, un po' la paura, sai, di inimicarti certe frange, so, parliamo tra l'altro di migliaia di persone, non è vero che sono quattro gatti come ha scritto qualche giornale, sono migliaia di persone, quelle che gridavano, certo, in curva, erano, lo dice pure il dispositivo della sentenza, sì, diverse migliaia di persone. Dall'altro lato però io temo un'altra cosa, perché a questo si associa la seconda parte dell'osservazione amara che volevo fare, è il silenzio totale, anche sai, con un pizzico di retorica, perché in questi casi forse si poteva pure usare, del sindaco di Verona, della città di Verona, dei quotidiani locali, insomma, sai, ecco perché dico, probabilmente da un lato è la paura, dall'altro devo dire sostanzialmente anche un po' un clima che si vive in certe contrade italiane. Per cui quasi quasi è legittima l'ironia, quasi quasi siamo noi che siamo piagnoni, insomma c'è questo clima, lo diciamo spesso, quello che noi temiamo è che tutta questa roba, questa brutta roba, che non dovrebbe più fare le sue apparizioni intorno agli stadi e negli stadi, insomma è frutto di un clima che dura da troppo tempo, è frutto di un clima culturale che in qualche modo però crea poi situazioni che sono anche extracalcistiche, no? Perché sappiamo tutti, certe mancate risoluzioni delle famose questioni napoletane e meridionali, lo diciamo sempre, sono anche frutto di un clima che prevede tutto sommato, sai, a botto di luoghi comuni belli, la goliardia, la cosa goliardica, spesso vengono usati, cioè, beh, tanto i meridionali napoletani sono brutti, sporchi e cattivi, possiamo ironizzare su di loro anche in maniera becera, e quindi da lì poi viene fuori questa mancata, questa classe politica inadeguata al sud come al nord, che spesso magari, ecco, non fa gli striscioni, no? Ci sono tanti sindaci del nord, qualcuno aveva proposto anche durante il lockdown, che ne so, la distribuzione dei vaccini e dei medicinali in base ai redditi, quindi chiaramente prima al ricco nord e poi al sud. Quindi sai, sono striscioni fatti in forma diversa a volte, chiaramente più elegante, però anche più subdola. E tutta questa roba forma questa base per una questione meridionale che non si riesce a risolvere, anche per questo tipo di clima che si crea fuori e dentro gli stadi. Quindi abbiamo fatto bene, facciamo bene, io, tu, Raffaele, chiaramente voi con i vostri spazi più potenti, più importanti, noi con i nostri piccoli spazi, a indignarci sempre e comunque. L'indignazione deve essere la base di tutto questo, Gennaro, associato all'orgoglio, perché tra l'altro, questa roba non può più tollerare. Gennaro, il prossimo turno di campionato, ecco, la Serie A celebrerà proprio la giornata contro il razzismo. I capitani delle squadre indosseranno la fascia con il simbolo Keep Out Racism, e inoltre gli allenatori, quando andranno in conferenza stampa, avranno il simbolo contro il razzismo, oltre a una patch celebrativa sulle maglie. Tentativi, poi dipende sempre dall'educazione e dei contesti in cui si vive. Guarda, proprio Anghissà oggi, nella sua intervista alla radio ufficiale, ha detto: non faccio attenzione a questi episodi di razzismo sulla mia persona. L'unico rimedio a questo problema è trovare una soluzione a livello organizzativo e dirigenziale della Serie A. Chi ha il potere deve fare applicare le regole. Ti faccio questa domanda, Raffaele, perché, ecco, la Vezzali è intervenuta, io Gravina non l'ho sentito molto, ti dico la verità. Gravina è sparito completamente perché lui punta a difendere la poltrona più che a difendere le posizioni dei soggetti che diventano bersaglio dell'ignoranza, perché a volte veramente certi elementi fanno delle cose per abitudine o perché allo stadio funziona così. Ma secondo me non sono manco razzisti, sono proprio ignoranti. Bravo, ed è ancora peggio, perché l'ignoranza è incurabile. Il razzismo lo puoi curare, perché gli spieghi alle persone che non c'è differenza tra gli esseri umani. Ma quando uno è ignorante è finita, Francesco, non c'è storia. Bravo, purtroppo l'ignoranza non la puoi curare con nessuna medicina. Bene, Gennaro, ti ringrazio, grazie per il tuo contributo. So che comunque voi non vi fermate, no? Scusami, Gennaro, voi avete fatto comunque un esposto, avete fatto anche la lettera proprio alla FIGC, però insomma sperate sempre di avere una risposta. Proprio 30 secondi, Gennaro. Ma sai, quelli difficilmente ti rispondono. Mi ricordo una cosa però divertente: molti anni fa mandammo una raccomandata cartacea ancora all'epoca a Blatter, proprio per sottolineare certi episodi tollerati in Italia. Dopo un po' di mesi venne fuori quella soluzione della discriminazione territoriale, che poi è stata, diciamo, dopo qualche anno accantonata. Diciamo che le istituzioni a volte fanno finta di non ascoltare, però sai, se si crea un clima
di reazione, di indignazione, di rabbia, come è capitato ora, anche grazie a tutti i tanti, le tante reazioni che ci sono state sui social, grazie a voi, grazie ai giornali, alle televisioni. Io credo che in qualche modo questa reazione possa portare dei frutti. E dice bene Raffaele, è un problema culturale. E quindi dalla cultura e con la cultura possiamo vincere se diffondiamo messaggi legati a questo tipo di valori, no? Quello della mancanza totale del razzismo, che non deve essere però la retorica del nastrino messo sulla giacca. Certo. Deve essere applicato pure sugli stati italiani quando magari fanno gli ululati contro i nostri calciatori, quando mettono questi striscioni. Sai, in Italia c'è una specie di razzismo nel razzismo, in cui se c'è l'ululato giustamente si indigna tutto il mondo. Se invece si fa un coro articolato e lungo o si mette uno striscione come quello, tutto sommato, sai, la cosa passa quasi in setto. Questo non va bene, il razzismo è sempre razzismo. Queste dimostrazioni di ignoranza, come diceva Raffaele, sono comunque dimostrazioni da punire in maniera severa, esemplare. Noi ci crediamo ancora, ecco perché riusciamo ancora a indignarci, a arrabbiarci, c'è a tentare di fare qualcosa. C'è anche un discorso da fare. Aspetta, Gennaro, che Raffaele vuole aggiungere una cosa. Ma se allo stadio o per strada mi chiamano terrone, mi offendono, a me non mi fanno niente. Cioè io ci rido sopra perché al 90% delle volte chi pensa di essere meglio di me, ma mi deve solo pulire le scarpe, cioè è di un livello di gran lunga inferiore. Al basso. Quindi io posso mai amareggiarmi per uno che non mi può reggere il passo se mi chiama terrone, se mi chiama colerone. Io ci rido sopra, il problema è che non tutti sono come me e altri possono anche subire degli effetti psicologici negativi. Io ci rido sopra e me ne strafrego se qualcuno fa una cosa del genere, però è giusto che chi lo fa venga punito. Ah, quello non c'è dubbio, quello non c'è dubbio. Gennaro, grazie, grazie alla prossima, sempre gentilissimo, grazie. Allora, dobbiamo salutare Diego De Carli, che credo si sia ricollegato. Ah. Diego! Mi qua. Mi ha detto Pasquale Rosiello. Non salutare Raffaele e Mister Molaro. Ecco, no, perché mi ha detto Pasquale Rosiello che eri ancora collegato. Allora, eccoti qua. Grazie, ci vediamo domani. Grazie a voi, un abbraccione. Raffaele, ovviamente ti aspetto domani e a luglio a Di Mara. Ma guarda, se vieni tu da me sono felice. Casolette e a quell'ora faccio il programma in radio. Quindi radio, non mi posso stare. Io ci sarò, dai, ti vengo a trovare io. grazie grandi, Diego. Grazie a tutti voi. Grazie a Diego, buonanotte. Cenare in giacca è una cosa meravigliosa. Grazie. Buonanotte. Allora, lo so che è veramente tardi, però proviamo a fare una o due telefonate, c'è una marea di messaggi che abbiamo letto e dovremo ancora leggere. Ancora Antonio da Casalnuovo, che parlava prima del modulo, dice: con 5 diffidati la partita con l'Udinese può essere condizionata. Napoli, è vero, ha 5 diffidati, e poi c'è l'Atalanta, perché non ce lo dimentichiamo. Bisogna che dopo fare la attenzione. Ci sono i due centrali, Rahman e Koulibaly, sì. C'è Anguissa, c'è Demme che forse però non giocherà, ma c'è anche Osimhen. Anche Osimhen, è vero. Questo è bisogna fare attenzione, quindi il Napoli deve metterci un po' più di cura nella gara di sabato, giocarla con l'intensità che abbiamo ammirato a Verona ed evitando di commettere dei falli che tante volte io vedo che si prendono le ammonizioni evitabilissime. Mm. Io spero che il Napoli cresca in questo e che gli venga fatta la dovuta dottrina, gli venga impartita la dovuta dottrina per far sì che i calciatori non si lascino prendere da gesti. Che sono evitabili, ma che possono procurare sanzioni che appesantirebbero poi il Napoli in previsione dell'Atalanta. Sai che cosa mi preoccupa? La grande foga del nostro Osimhen. Perché lui non lo fa con cattiveria, però lo sai com'è, no? Lo abbiamo visto, la sua... Sai che l'ho visto migliorato in questo? Mm. Spero che sia un segnale positivo. Speriamo, assolutamente. Ho la sensazione che il ragazzo stia crescendo e quindi in questo può solo procurare danni agli avversari e non certo ammonizioni per se stesso.
speriamo assolutamente. Allora, Enzo da Pompei, buonasera al nostro grande Raffaele. Ciao Enzo. Per prima cosa sono rimasto soddisfatto alla vittoria col Verona, con quel gran gol di Osimhen che l'avrebbe fatto, che se l'avrebbe fatto Vlahovic ne avrebbero parlato in tanti tra giornali e giornalisti. Io penso che ce la possiamo fare se il Napoli scende con il carattere e con la voglia di vincere. Quello che dicevamo spesso, no? Il Napoli ha bisogno di questo grande carattere. Allora, buonasera da Mimmo. Non penso che il Napoli ripeterà le 9 partite inizio campionato, io me lo auguro, sono un po' perplesso per vari motivi. Il Napoli deve sperare di approfittare degli eventuali passi falsi di Inter e di Milan. Se questo accade, allora si può sognare. Sempre Forza Napoli e saluti a tutti voi. Mimmo da Giuliano non è tanto ottimista. Lo comprendo. Non possiamo, non è obbligare le persone, no, adesso poi non è facile. Allora, Antonio da Ischia dice: fate un appello ai tifosi di non esaltarsi, di non sparare fuochi finché non abbiamo la matematica certezza di un miracolo calcistico. Non mettiamo pressione a una squadra che forse non è abituata a vincere, li dobbiamo incoraggiare senza esagerare. Il problema sono i fuochi d'artificio prima della festa. Antonio da Forio d'Ischia, che ne pensi di quello che dice Antonio? Siamo forse colpa della piazza? Chi li spara questi fuochi d'artificio? Alcuni tifosi, sai, si esaltano, poi sai, un po'. Ma io mi chiedo, russe, ammettendo pure che ci sia qualcuno che spari i fuochi d'artificio, ma il Napoli viene condizionato da un Bengala o da un trick track? Non penso, spero di no, stiamo veramente inguaiati. Infatti, allora, Emilio D'Angri, un saluto al mitico Auriemma, ma sarà molto difficile visto che tutte le squadre hanno un obiettivo Champions, salvezza ed Europa League. Infatti è vero. Però me lo auguro, visto che la squadra ha dimostrato col Verona di poterci provare. Poi Pasquale Rosello in regia, nel ringraziarti, vediamo anche come è andato il sondaggio che abbiamo lanciato sulla nostra diretta Instagram. Carlo mi chiede di un giocatore del Rubin Kazan, oddio, sì, mamma mia, io non riesco. Kvaratskhelia, più o meno, c'ha 21 anni, è un giocatore, potrebbe sostiene, essere. Qualcuno sostiene che il Napoli abbia incontrato gli agenti oggi proprio. Io sì. Non ho notizie in merito, quindi non so se è vero o non è vero. È un buon giocatore, io ne ho sentito già parlare. Ho delle amicizie con degli agenti della Georgia, quello è un georgiano ragazzo, okay. E me ne hanno parlato veramente molto bene. Tra l'altro anche il suo palmarès racconta di un buon rendimento offensivo, ha giocato anche con la Dinamo Mosca, se non sbaglio, qualche partita. Bene, allora Giacomo da Somma dice: il Napoli farà 86 o 87 punti, speriamo. Speriamo. Francesco da Calvizzano: è chiaro che ci vuole la palla di vetro per sapere se il Napoli farà tutto questo, mi preoccupa la discontinuità, ma tutto questo è anche possibile anche perché non c'è lo strapotere della Juventus. Ecco, è mancata la Juventus, il Milan, Inter, anche loro no, sembrano non avere la forza di fare lo scatto in avanti. Non ce l'hanno più, non ce l'ha nessuno di due, non ce l'ha nessuno, perciò il campionato è bello quest'anno sia in testa che in coda, perché io ti dico una cosa. Anche la stessa Salernitana, dici tu, io parlo lato basso della basso, sì. La stessa Salernitana, se gioca le due partite che deve recuperare e fa 6 punti, no, ammettiamo, ci può stare, ma guarda che è ancora in corsa per salvarsi, perciò ti dico, certo. È tutto in bloccherebbe ballo. Proprio il Venezia, perché una partita è proprio con il Venezia, 6 punti in più, 16 e 6 deve fanno fare 22, la corsa sul Cagliari, deve fare la corsa sul Cagliari, che ha 9 punti in più adesso, però è un campionato pazzo. Allora, il sondaggio sì al 73%, il no al 23%. Questo è un dato ottimistico. Spero che il Napoli faccia bene come ha fatto nelle prime 9 giornate, scrive Giovanni da Capodimonte. Speriamo in queste 9 ultime giornate. Io credo che il Napoli possa fare 7 vittorie e 2 pareggi. Ed è ancora un dato. Sarebbero 23 punti, quindi arrivi a 83? 83 punti, è un dato che ti può anche far pensare di vincere lo scudetto. Però dipende dalle altre. Infatti, e io credo che le altre non faranno tanti più punti del Napoli.
È chiaro, è chiaro. Allora, Luciano, ciao Francesco, occorre vincere sempre fino alla fine e dare continuità al gioco espresso a Verona. Luciano da Recale. Allora, noi abbiamo da farvi vedere un'altra schermata, ma la chiederò subito dopo al nostro Pasquale Rosiello. Ti chiedo della partita con l'Udinese, visto che siamo veramente nei minuti finali, quindi un paio di minuti sulla sfida. Tu dicevi prima potrebbe non giocare ancora Zielinski, potrebbe giocare Lozano al posto di Politano e rientra Insigne. Per io il la resto così. La squadra è fatta. Poi domani nella conferenza domani stampa, vedremo cosa dirà Spalletti. Spalletti forse capiremo qualcosa in più, ma non vedo ragioni per le quali Spalletti debba cambiare formazione, ma sulla base di quale... Di quale input? Per caso c'è qualcosa che non ha funzionato a Verona? No, anzi, per questo tutto ha funzionato tutto. Ciò, lui è chiaro che conosce bene lo stato, la condizione di ognuno dei suoi calciatori. Quindi lui sa chi sta meglio di un altro. Però vedendo la partita di domenica, io non me la sentirei proprio di cambiare nulla. L'unica cosa, Politano, che è un po' affaticato, quindi gli puoi dare potrebbe essere una mezza giornata di riposo, perché è probabile pure che venga utilizzato a gara in corso, così da rimettere in campo Insigne, per, non perché è Insigne del capitano, ma perché in questa partita io vedo che Insigne può fare un'ottima prestazione e Lozano spostato a destra. Oggi ha parlato anche Lobotka, i colleghi di Napoli Magazine, dice sogno lo scudetto, ringrazio Spalletti per il paragone con Pizzarro, questo ragazzo veramente è diventato fondamentale, no Raffaele? Oggi un giocatore ci sono due calciatori di cui non puoi fare proprio a meno, esatto. Lobotka e Osimhen, quelli sono i due gli giocatori più importanti. Sono forti, ma hanno altri calciatori altrettanto forti che possono sostituirli. Assolutamente. Ma in questi due ruoli non hai soluzione alternativa. Assolutamente. Allora, noi ci rivedremo con Raffaele Auriemma fra due giovedì, perché la settimana prossima, dopo la partita con l'Udinese, c'è la sosta e quindi ci fermeremo. Dopo torneremo quindi fra due giovedì, che è il 31 di marzo, e saremo in attesa della sfida con l'Atalanta, che sarà certo una partita importante. E noi ti faccio l'ultima domanda proprio di un minuto prima di salutarci. C'è la sosta, a me le soste, lo sai, non mi piacciono perché, ecco, se il Napoli trova quell'abbrivio, no? Quella voglia... Che tu dici, se vince domani, peccato che c'è la sosta. Bravo, ecco qua, abbiamo fatto la sosta diventa un problema. Guarda che abbiamo trovato pure un Magalli vestito da Vigil Urbani. Ci è piaciuto assai e abbiamo messo, guarda, così proprio... quando l'abbiamo visto il nostro grafico ha detto no, voglio Magalli, ha detto vabbè, metti Magalli, stop, però è questa la sosta. Diventa un problema, Raffaele, proprio in chiusura. Se la sosta fosse un problema per il Napoli, allora hanno ragione quelli che dicono che il Napoli è una squadra senza carattere. Aia, però noi lo speriamo di no. La sosta può essere un motivo in più per il Napoli, se dovesse realmente battere l'Udinese, per pensare di preparare al meglio le ultime 8 giornate di campionato. Anche quindi perché comunque sosta sì, ma tanti calciatori andranno in giro per nazionale. Quello è anche un po' quello, no? Squadre, per tutte le squadre, quindi sì, ci saranno le partite di recupero. Anche cioè l'Atalanta ha tanti calciatori che in giro per nazionale. Che andranno fuori, che dovranno fare gli sparigi per il mondiale. E quant'altro. Quindi tu non credi che sia un problema, insomma. O non è che non credo, mi auguro che non lo sia, perché stiamo parlando del nulla allora. Se la sosta è un problema, diventa che parliamo a fare del Napoli che può vincere lo scudetto? E va bene, e allora, come vi dicevo, ci vediamo con Raffaele Auriemma il 31 di marzo pre-Atalanta, nel giovedì pre-Atalanta. Domani, come al solito, Club Napoli All News nel pomeriggio intorno alle 15.30 dopo il governatore De Luca. Caro Raffaele, ci lasciamo con il saluto di un amico che ci ha voluto fare un bel saluto e speriamo di averlo ospite prestissimo anche nella nostra... Ma proprio negli studi però. Non lo so, almeno collegato, anche perché insomma vediamo se riusciremo a avere almeno un collegamento con lui. Ti ha salutato me, ha salutato tutta la trasmissione. Intanto grazie a Raffaele Auriemma. Grazie sempre a te e a tutti gli amici che ci seguono, lo so, con tanti, costanza tanti, e con tanti, tanti, veramente, abbiamo tantissimi messaggi, tante persone in diretta, li ringraziamo tutti. Grazie alla regia, grazie
a Diego Marino e Antonio Di Monaco in redazione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e vi saluta questo amico qui, vediamolo. Saluto affettuoso di cuore alla trasmissione Club Napoli All News, al direttore Francesco Molaro, a Diego Marino, a Raffaele, a Uriem, a tutti voi ragazzi, grazie di cuore per il contributo che date per il calcio. Un abbraccio forte da Leila Dani. Ciao ragazzi.